Buonasera cari concittadini, oggi giovedì 7 gennaio 2021, sono le ore 20. Eccoci al nostro quotidiano punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Oggi non si registrano informazioni particolari, quindi la situazione è pressoché stabile. Siamo a 68 casi positivi presenti nel nostro territorio. Anche gli ultimi casi che si sono aggiunti sono soggetti, familiari di soggetti che erano risultati positivi nei giorni e nelle settimane scorse, quindi si tratta di soggetti che già si trovavano in isolamento domiciliare. Siamo in attesa che si riunisca la giunta regionale, che dovrà decidere ulteriormente sulla situazione legata all'avvio delle scuole, sia superiori sia del primo ciclo, quindi elementari e medie. Nel frattempo, come sapete, domani, a seguito della firma di una mia ordinanza, le scuole del primo ciclo rimarranno chiuse per sanificazione. Quindi attendiamo per le prossime ore, probabilmente domani mattina, quale sarà la valutazione espressa dal governo regionale. Con molta probabilità, quantomeno per le scuole superiori, ci sarà un ulteriore rinvio. In queste ore si attende la relazione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale anche sulla questione delle scuole relativa al primo ciclo. Nel frattempo, con l'ASP di Caltanissetta abbiamo organizzato una campagna di screening a campione sulle scuole elementari e medie, screening che verrà effettuato domenica prossima, quindi faremo a Piazzale Mongibello, come successo qualche settimana fa, una intensa campagna di screening, e quindi proprio per cercare di accompagnare l'avvio delle scuole, la riapertura delle scuole con la massima sicurezza. Ripeto, ciò in attesa che ci siano ulteriori informazioni e notizie da parte del governo regionale e del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Non ho altre informazioni da fornirvi, per cui per questa sera mi congedo da voi, augurandovi una buona serata. Non appena avremo ulteriori informazioni, probabilmente domani, vi darò comunicazioni in merito. Grazie a tutti, buona serata.